Les Grossman. No, abbiamo visto soldi. Prezzo adesso è 100 milioni. O pagate o domani Simple Jack muore. Bene. Fammelo segnare. 100 milioni di dollari. Oh, aspetta. Ho una gran bella idea. Invece di 100 milioni, che ne diresti di un corposo pezzo di cazzo? Ammazzalo, fa pure. Strappagli la pelle. Tutto gratis, bello. Tutto gratis. No. E nel frattempo, come al solito, vattene a fanculo. No. Non negoziamo con i terroristi. Bravo. Sì, non si negozia con i terroristi. Wow. Ehi, sei fuori di testa. Mi sa che potevo fare meglio. No, bene così. Lo uccideranno. E lo piangeremo pubblicamente. Una borsa di studio a suo nome. Addirittura, ipotesi molto, molto lontana nel tempo, chiederemo un risarcimento. Preferibilmente prima della fine dell'anno fiscale. Capisci che si parla di somme superiori alle perdite del film? Voi non parlate sul serio. Diciamocelo. I ragazzi a carnevale non si vestono più da scorcere morto e sepolto. Speedman è una stella cadente. Una nana bianca diretta verso un buco nero. È fisica, è inevitabile. Ci è stata data un'incredibile opportunità, Peck. È l'universo che adesso ci sta parlando. Devi solo ascoltarlo. Vedi? È la parte migliore, Pecker, in cui il lavoro è una festa. Sì. Chiedi e ti sarà dato. Giusto. Tu stai buono? Noi stiamo buoni. Lo so che vuoi un incentivo. Benvenuto a incentivi per voi. Sei concentrato? Vediamo. G5 per il Pecker, per scrozzarti ovunque. Basta, frequent flyer e macina miglia per il mio uomo. Mm-hmm. Oh, yeah. Bella? Bella? Mazza bella? Ti toccherà per terra. Mazza potente. Già. Oh? Scopriti una coscienza in questi 5 minuti e vedi dove ti porta. Fammi capire bene. Vuoi che lasci morire un mio cliente da più di 15 anni, amico da sempre, sincero e caro, nella giungla da solo per un po' di milioni e un aeroplano? Sì. È un G5 l'aeroplano? Sì. E tanti milioni. Bella. Sbattila sopra, sotto e di lato. Oh. Ma mamma ci tiene a Jack.